Benvenuti cari MTIers, aprile è ancora più vicino ed è quindi anche il turno di Amazon Prime Video e delle sue uscite migliori del mese. Andiamo a scoprire quali siano. Si parte! In realtà le vere novità che ho selezionato per voi sono soltanto 7, ma ne ho aggiunte altre 3 dagli arrivi, diciamo, più datati. Vorrei ricordare anche la possibilità di usare Prime Video per vedere la programmazione di Starz, un insieme di nuove uscite in contemporanea agli USA e di classici hollywoodiani. Il prezzo è in promozione per i primi 6 mesi a 1,99 anziché 4,99. Magari un pensierino, fatecelo. Altri aggiornamenti nelle mie live settimanali che vi consiglio di non perdere. Parto ora con le 3 aggiunte da non perdere a catalogo Amazon. La prima è la serie Conan il ragazzo del futuro, che arriverà il 1° aprile, un anime di Miyazaki di fine anni 70 che è indubbiamente un'opera ecologistica del maestro dell'animazione da non perdere, visto che il video è stato pure rimasterizzato. Arriva anche il film Django Unchained, sempre il 1° aprile. Direi che questo film di Tarantino non ha bisogno di presentazioni e l'omaggio finale a Trinità è qualcosa di unico. Poi torna anche un film italiano di Albanese sulla piattaforma, Qualunque Mente, il 15 di aprile, una satira sociale e politica che, sebbene non recente, sembra ancora essere molto attuale. Non solo serie e film su Prime, arriva anche LOL Chi ride è fuori, una specie di sfida tra personaggi famosi che dovranno far ridere i loro avversari senza ridere a loro volta. Tra questi influencer si trovano Frank Mattano, The Jekyll e tanti altri. I giudici di questa sfida saranno Fedez e Mara Maionchi. Sì, con questo Prime sta cercando di entrare nel lucroso trash in mano alle TV generaliste. Per me sarà un successo di popolarità. Se vi piace l'horror, allora la serie Them potrebbe fare al caso vostro. Ogni stagione è antologica, nel senso che la trama inizia e finisce in quelle puntate per poi cambiare anche i personaggi in quella successiva. Ma di che parla? Nello specifico della prima stagione, di una famiglia di persone di colore che si trasferisce in una cittadina di provincia di soli bianchi. Inizialmente è tutto un sogno americano, ma dopo poco questa situazione idilliaca degenera e non sembra per il solo odio razziale, ma proprio per il manifestarsi di presenze maligne che metteranno in crisi la famiglia. Dal trailer sembra ben costruito, nella tensione potrebbe creare angoscia. Quindi sì, mettiamole in lista. Un thriller italiano è in arrivo e si chiama Governance, il prezzo del successo. Renzo è un direttore generale di un'azienda petrolifera che è costretto ad abbandonare il suo ruolo dal consiglio di amministrazione dopo un'inchiesta di corruzione. Renzo non accetta questo sgarbo ed, essendo di indole non proprio retta, cerca la vendetta con quelli che pensa lo abbiano voluto incastrare per prendergli il posto. Il thriller è minimalista, ma penso che possa avere una qualche possibilità di essere interessante, quindi diamogli speranza con lui anche al cinema nostrano. Non posso certo evitare di parlare di Cosmic Sin, un film di fantascienza con Bruce Willis e Frank Grillo. A dire il vero potrei anche smettere di parlarne, perché solo la presenza di questi due attori elevano questa pellicola ad un possibile epico trash di fantascienza. Ma sono bravo e vi introduco la trama di quest'opera. Ambientato in un prossimo futuro, non troppo prossimo, la Terra riceve un segnale alieno. Viene quindi richiamato un ex eroe di guerra che, assieme ad un ristretto gruppo di persone, dovrà indagare sulla situazione ed eventualmente salvare il mondo. Alla scoperta però della costruzione di un portale alieno, cosa potranno mai fare Bruce Willis e Frank Grillo? Ma farlo saltare, no? Passiamo adesso a un fantasy con Alice e Peter. Praticamente si parla della vita di Peter Pan e di Alice nel Paese delle Meraviglie, prima che questi diventino famosi per i personaggi che noi conosciamo. Iniziamo quindi nella famiglia dei due fratelli, in cui scopriamo la madre, il padre e il fratello più grande dei due, che di lì a poco verrà mandato in collegio. A questo punto però arriva il twistone che sgretola la famiglia sia emotivamente che economicamente, costringendo i due piccoli ad andare a Londra. Inutile dire che questo viaggio li catapulterà in avventure pericolose e misteriose che li renderanno quello che noi oggi conosciamo.
Arriva l'adattamento del manga Bleach, nato 20 anni fa dalla mente del mangaka Tite Kubo. Il manga si compone di ben 74 volumi ed è finito solo nel 2016, riscuotendo tantissimo successo. Amazon, assieme a Dinit, ha deciso di portare per la prima volta da noi la trasposizione anime, anche doppiata in italiano. Quindi vedremo finalmente le avventure di Ichigo, che riceve tutti i poteri di uno Shinigami da una ferita Ruika. A questo punto avrà il compito di portare tutti gli spiriti erranti nell'aldilà. Non ci si può certo perdere questa serie. Il mese di Amazon finisce col botto di Senza Rimorso, storia di Tom Clancy diretta da Stefano Sollima. La storia si concentra sulla nascita del personaggio di John Clark, esperto Navy SEAL che si lancia in una crociata alla ricerca di giustizia personale visto che gli hanno ucciso la moglie incinta. Questo rivela però una cospirazione internazionale che coinvolge i russi e i suoi Stati Uniti. Si tratta di una storia ambientata nell'universo di Jack Ryan e visto che è stata scritta da Clancy, direi che non si può evitare la visione se si amano gli action spy movie. Già non vedo l'ora sia disponibile. Ora vi ricordo di recuperare gli altri miei video passati con le altre anticipazioni, ma se volete anche le mie recensioni, prima mettete mi piace, poi vi iscrivete, attivate anche la campanellina, commentate e condividete questo video. Infine vi segnate anche le date delle mie live, in cui venire a discutere direttamente con me di cosa ho visto e delle imminenti uscite di ogni settimana. Al prossimo video, ciao!